Sarò con te, tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Il Napoli fa proprio, perde solo punti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Godo, cazzo, godo, godo. Abbiamo vinto 6 a 1. Abbiamo vinto 6 a 1 contro, in casa contro il Sassuolo. Vittoria amara, amara. Vittoria amara, vittoria che sa di amarezza. Vittoria che sfuma. Che è una vittoria, come si dice, di conferma. Come se i giocatori volessero comunicare qualcosa ai tifosi, no? Lo so. Prospettive in prossima stagione. Il Napoli ieri ha fatto una partita con le palle, volevo andarmela a vedere allo stadio, solo non ho trovato i biglietti, se no andavo a vedermi Napoli Sassuolo allo stadio, andavo in curva a cantare. Bella partita, il Napoli 6 a 1, non me l'aspettavo questo risultato così blasonato, me l'aspettavo che acchiappava delle pere da Sassuolo perché la Juve ha sconfitto le Big. Invece il Napoli ha giocato con le palle, con le palle, con le palle, quello che non abbiamo avuto a Empoli. Abbiamo sfumato uno scudetto, abbiamo perso uno scudetto contro una squadra di Serie B. È di Serie B, mo scusatemi tifosi empolesi, ma è di Serie B. Se oggi faceva, se il Napoli faceva la prestazione di ieri a Empoli, il Napoli ne faceva 8 a Empoli, 8. Invece oggi abbiamo vinto 6 a 1, 6 a 1. Sempre forza Napoli, comunque dal risultato, però ci vuole. Sono molto, si dice, incazzato. Incazzato perché come cazzo fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai a perdere Empoli in vantaggio di due gol? E poi mi vinci in casa 6 a 1 contro un Sassuolo, che è una squadra che ha sconfitto la Juve. Bravi, bravi, ma ci avete illusi, non volete vincere. Perché mi pare che questa mentalità è una squadra di mentalità non vincente, una squadra di mentalità che non ha le palle. Perché mi pare troppo strano una squadra che è prima, fa un buon girone di andata, un buon girone di andata, in quello di ritorno perde punti contro le piccole, manco contro la Juve, contro il Milan. Uno contro il Milan l'ha persa, perché ha vinto in casa, ha pareggiato in casa con l'Inter. Ha perso punti in una maniera blasonata, in casa ha perso punti. Non dice abbiamo perso punti fuori casa, solo una sconfitta fuori casa. 1-2, mi ricordo. Contro l'Empoli. Contro l'Empoli. Una domenica fa. Abbiamo perso punti contro squadre di Serie B. Abbiamo perso punti contro squadre di Serie B. Uno mi potrebbe dire, ma il Napoli è giusto che faccia terza. No. No. Perché quest'anno il Napoli ha fatto una stagione ottima. Ha fatto un buon girone di andata. E il girone di ritorno è scomparso il Napoli. Io volevo Napoli nel girone di ritorno che aveva le palle, che mi sapeva vincere 6 a 1. Chi mi dimostra questo 6 a 1? Chi mi dimostra che abbiamo confermato il posto UCL della Champions? Bravi, mi fa piacere, andiamo in Champions, martedì almeno ci guardiamo il Napoli. Ma chi mi dimostra che Napoli è rinato? No, perché se rinasceva quest'anno avevate le palle di vincere lo scudetto. Tu mi vai a perdere Empoli 3 a 2 contro l'Empoli, Empoli, squadra che in Serie B, cioè, non si è salvata però di Serie B, scusate i tifosi dell'Empoli, ma è di Serie B, è di Serie B la squadra dell'Empoli. L'Empoli è di Serie B. Mi vai a perdere Empoli? Mi vai a perdere Empoli? E poi mi vai a vincere in casa con Sassuolo 6 a 1? Che cazzo mi dimostra? Ecco il perché il presidente non vuole vincere. Questa non è una mentalità vincente. Una squadra che mi vince, se ha uno in casa e mi perde 3-2 contro l'Empoli, che cazzo mi dimostri? Come vincere la Coppa del Nonno? Che cazzo mi dimostri? Quest'anno nessun trofeo, un altro anno a secco, un altro anno a secco, un altro anno di merda. Perché abbiamo vinto la Coppa Italia con Gattuso 2 anni fa, ma non mi toglie sto fatto.
Ora vi spiego perché sono incazzato. Una società che non vince non può. Quest'anno siamo stati esclusi dalla Coppa Italia. Coppa Italia, abbiamo perso umiliati da una Fiorentina che ha vinto 5-2 in casa, dominando questa partita, facendosi cacciare fuori tutta la combriccola nostra. Tra l'altro partita molto brutta, me la vidi in TV, ma la roba proprio manco a guardarla. Vedevi i passaggi della Fiorentina, ogni passaggio deve essere gol. Hanno segnato giocatori che Piontek non segnava in Italia da tanto tempo. Poi siamo stati esclusi dal Barcellona, l'abbiamo regalata la vittoria perché abbiamo fatto errori del cazzo. E ora ci lamentiamo del fatto che il Napoli non vince coppe, non vince trofei, non vince niente. E pensa al piazzamento, perché poi lo scudetto ogni anno andiamo vicini a questo cazzo di scudetto, andiamo vicini a questo cazzo. Fatto nessun trofeo. Se dobbiamo mirare al piazzamento, non mi serve a me il piazzamento. Per i soldi. Allora, niente, c'è uno. Gli altri youtuber, un youtuber che ti fa veleno e Juve, peccato, poveretto, chiattone, che fa. Il Napoli si è venduta la partita. Uno che crede alle dicerie di bar, però cioè, ormai ognuno crede a qualsiasi cosa. Sfottò del Napoli, vabbè, questo qua va contro il Napoli. E a parte questo, oggi bella vittoria. Bella vittoria, bella vittoria, del Napoli 6-1, beh, che mi dimostro. Cosa penso? Penso che la Champions porterà soldi al signorone che è a Bari e tutte le squadre. Però a me non mi dà un cazzo da tifoso. Da tifoso voglio una gioia, non voglio questi piazzamenti. Che per carità, meglio di stare in Serie B, in Serie C o in Serie 14, Serie D. Però io voglio un piazzamento. Siamo una grande squadra. Siamo una squadra che ne dimostra tante cose. Tante cose. Io credo che Napoli l'anno prossimo potrebbe essere contro lo scudetto. Perché se resta Spalletti il ciclo continua, l'anno prossimo prevedo un'annata dura dal livello morale della sua squadra. Non lo so, ma io resto indeciso ancora. Se dare Spalletti carta bianca o dare la colpa alla società. Io do la colpa alla società. Perché la società è per il fatto dei giocatori, mo. Mancato Koulibaly dalla Coppa d'Africa. E si è vista la difesa che Gueye ha combinato contro l'Empoli. Quindi lo scudetto si vince pure facendo acquisti di qualità. Perché tu con la squadra titolare mi vinci 6-1, ma poi con la riserva mi perdi 3-2 in casa dell'Empoli, che mi dimostri niente. Dovrebbe investire dei soldi sulla qualità della difesa, su un buon DC, perché non abbiamo un DC solido. Abbiamo Rahmani, che è buono in coppia con Koulibaly, è un buon giocatore. Però ci vuole un vice Koulibaly che abbia le palle. Jesus non lo è. Jesus è uno scappato di casa. È buono a livello aereo, ma manco. Ci vuole un buon DC. Quello che la società non vuole fare. Perché il signorone è quel coglione. Quello è un coglione. Che si vanta. Fa tanto il trapano, il ciarlatano. Così dice. Le persone che parlano, si vantano, beh, si chiamano. Fa il buffone, l'arrogante, dicendo che se non c'era lui, dove stavamo? Oh mio Dio, ma tu ti fotti i soldi dei biglietti, tifosi. Beh, ma vi fottete i biglietti dei poveri tifosi che vengono a vedere le partite. Rispetto per la tifoseria, rispetto, rispetto, caro mio. Rispetto, io ti do i soldi per i biglietti, però tu mi devi dare un trofeo. La Coppa Italia è un trofeo, sì, ma noi vogliamo una cosa di più perché il Napoli è una grande squadra che ogni anno fa bene. Non è che il Napoli ogni anno fa schifo se ne va in Serie B, in Serie C. Lo sai, 2 anni dove abbiamo fatto schifo, ma 2 anni, fino al 2018-19, abbiamo fatto primi, secondi in classifica di Serie A, secondi. 2018 per un punto perdemmo lo scudetto dei Mariuoli perché andammo a perdere a Firenze alla fine. Facevamo un campionato con le palle nel 2018, con le palle. Allora mi pare normale che uno mi venga a dire
che De Laurentiis non ha la mentalità vincente, o se ce l'ha non vuole spendere soldi, ma tu questi soldi li devi spendere, cazzo, devi reinvestirli, no? Poi se vinci lo scudetto pigli i soldi, non credo che non ti danno niente, quindi non c'è alcuna giustificazione. Basta, 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 niente. Speriamo bene per Napoli, speriamo bene la prossima, perché proprio Semiamo, anche se vinciamo tutte e quattro, lo giuro che faccio un mega sfogo, perché non si può perdere lo scudetto così. Speriamo che stasera il Milan perde, eppure l'Inter, in modo che il Napoli accorci, perché ricordiamo che l'Inter ha perso a Bologna, quindi c'è ancora, non dico che c'è ancora tanto, però siamo a meno 2 dalla, meno 4 dalla vetta, meno 2 dal Milan. Speriamo bene. Io spero vivamente, raga, spero vivamente che il Napoli, la nostra squadra, faccia una buona annata. Spero. Quindi, raga, lasciate il like, iscrivetevi al canale, alla prossima nel vostro Raggi Venture.